Ciao ragazzi, bentornati oggi sul mio canale YouTube. Volevo portarvi, dopo aver testato il buon Kostas Manolas, quella che è una review un po' più consapevole su quelli che sono pregi e difetti di questa carta. E come potete vedere, non sono sul mio account, tra virgolette, classico, sono sul Road to Glory, dove abbiamo costruito una fantastica Roma con giocatori del presente, del passato e chissà perché no, del futuro, col buon Ciccio Caputo messo lì davanti perché mi serviva un italiano che potesse andarmi a linkare il buon De Rossi, che adesso è a 7 perché prima c'era Gianluca Mancini, l'ex ministro della difesa, prima dell'arrivo di Manolas. E nulla, devo dire la verità, quelle che sono le conclusioni su questo giocatore sono veramente, veramente ottime. Riandiamoci a guardare quella che è la carta nel dettaglio. Come potete ben notare, gli hanno dato un boost per quanto riguarda il piede debole, ne ha 5, ma insomma, essendo un difensore centrale con i piedi anche abbastanza incrociati, la cosa poco va a influire. Potrebbe dare una mano nel momento in cui, diciamo, già i passaggi non eccelgono, però almeno una volta che si trova sul piede debole, col 5 piede debole, magari ne sbaglia un po' meno. Per quanto riguarda la velocità, vi posso dire che è assolutamente veritiera, ossia spesso e volentieri mi ha recuperato in velocità i vari bappé avversari, e per bappé intendo anche i Toti, Footbirdie, eccetera, eccetera, eccetera. Si tratta veramente di un difensore molto, molto, molto veloce, il quale, anche se spesso magari andate a sbagliare l'intervento, grazie alla sua reattività riesce a recuperare e a rimpossessarsi del pallone. Un'altra cosa della quale sono rimasto piacevolmente sorpreso è la sua agilità con l'L2, ovvero con il tasto per temporeggiare, che come sapete quest'anno è sicuramente una prerogativa imprescindibile per quanto riguarda i giocatori in fase difensiva, e lui lo fa perfettamente, a dispetto del 66 di equilibrio e del 75 di agilità, che comunque per un difensore, attenzione, è un ottimo parametro, unito a una reattività 91, lo rendono veramente unico per quanto riguarda lo scivolamento con L2. E un altro parametro fondamentale è quello della freddezza, che veramente si è dimostrato essere veritiero, ossia apparire per quello che è davvero su quello sulla carta. Infatti, spesso e volentieri, nei momenti chiave, se c'è una palla contesa, un rimpallo da vincere, questo Manolassi il rimpallo lo porterà sempre a casa. Un altro elemento fondamentale sono gli interventi automatici, ne fa veramente, veramente tanti. Spesso e volentieri lo trovate già pronto in posizione, dovete andare solamente a switchare, andarlo a prendere e poi fare l'intervento con il contrasto e gli togliete palla. Quando temporeggiate con L2, spesso mette da solo il piede, intercetta, fa contrasti, veramente mi ha stupito. Ma un parametro secondo me che lo rende davvero speciale è quel 94 di scivolata. E se siete un po', diciamo, familiari a quello che è il calcio giocato, sapete tutti benissimo quanto Manolas sia bravissimo a fare recuperi scivolata, e questo Manolas versione Footbirdie non è da meno. Io ho uno stile di difesa un po' più, tra virgolette, aggressivo, ma devo dire la verità che questo in anticipo è scivolato, oppure quando la palla magari ce l'ha un esterno sulla fascia e lui esce a fare una diagonale, se si butta è scivolata, spesso e volentieri ne esce sempre vincitore. Non solo ne esce vincitore, ma fa anche delle animazioni che gli permettono anche di rimanere in controllo del pallone. L'arpiona, si raggomitola sul pallone, in un modo o nell'altro il buon Manolas ne uscirà sempre vincitore. Quindi questa è anche un'altra cosa da non sottovalutare, perché diciamo che avendo anche 92 di aggressività, si sposa bene con uno stile di difesa diciamo molto alta. E in tal senso, quando uscite a fare pressing, una scivolata, soprattutto nel cerchio di centrocampo, può aiutarvi per andare a recuperare alti il pallone. Per quanto riguarda la resistenza, insomma, non è assolutamente un problema col 77, lo sappiamo, quest'anno non è che conta più di tanto, l'88 di forza si sente tutto, e come vi dicevo, il 92 di aggressività gli permette di andare ad aggredire gli avversari in maniera prepotente, e anche per questo motivo si va a giustificare il fatto che spesso e volentieri è già pronto per aggredire gli avversari, perché si va a posizionare lì in maniera automatica grazie al suo parametro di aggressività alto. Il work rate poi è di quelli perfetti, basso alto, quindi veramente veramente una gran carta.
Se vi potessi fare, diciamo, un paragone con quelli che sono gli altri difensori in Serie A, per cui vi parlo di De Ligt, Toti, di Romagnoli, Scrimo, Juan Jesus, Europa League, Luis Felipe, Fujisaro, questo secondo me, se avesse avuto anche un po' più di piede buono in fase di impostazione, se l'andava a giocare con De Ligt, Toti. Ma per me questo è il secondo miglior difensore di Serie A, a mani basse, senza alcun dubbio, e se la va a giocare anche con altri difensori, perché secondo me, almeno per quello che è il mio stile di gioco, è più forte anche di Van Dijk, è alla pari di un Varane, è come un Militao, è come un Diego Carlos, è veramente, veramente molto valido. Quindi ne sono rimasto piacevolmente sorpreso. A tutti quelli che l'hanno sbloccato consiglio vivamente di utilizzarlo, soprattutto se avete la possibilità di inserirlo senza fare troppi magheggi con le intese. E per quanto riguarda quelli che invece hanno una Serie A, questo per me è titolare inamovibile, almeno fino ai tots, se non usciranno carte super boostate. Quindi niente, questo è quello che penso del buon Costas. Tra l'altro, ce lo ricordiamo tutti quando segnò il gol al Barcellona. Ed era nostro alla Roma, vabbè, non fa niente. E raga, vi saluto, vi do appuntamento a un prossimo video e ci vediamo in streaming ogni giorno dalle 12 alle 16. Peace.